Santa Caterina Valfurva è pronta a ritornare sotto i riflettori internazionali. Il 28 e 29 dicembre la pista Deborah Compagnoni sarà grande protagonista in occasione del doppio appuntamento di Coppa del Mondo di Scialpino, presentato ieri al Pirellone di Palazzo Lombardia. Da quest'anno, infatti, oltre alla discesa libera maschile in programma, anche la combinata, che prevede prova dei Super G e slalom speciale, come rimarcato dal presidente FISI Flavio Roda. Da quest'anno abbiamo una seconda gara, quindi che abbiamo la Super Combi, che era la Super Combi che poi dopo era a Kitzbühel. Kitzbühel ha rifiutato per problemi organizzativi e quindi noi ci siamo proposti e ben venga perché la seconda gara dà anche un po' più lustro alla manifestazione. A poco meno di un mese di distanza la pista si trova già in ottime condizioni, ha commentato il direttore gara Omar Galli. Ora non resta che rifinire gli ultimi dettagli. La pista è coperta al 90%, per cui rispetto all'anno scorso abbiamo tempo di lavorare con calma, tranquillamente. Sicuramente il caldo della settimana scorsa in parte ha rovinato i piani, in realtà poi ci ha anche aiutato perché col freddo di questi giorni ha reso la parte finale una pista da pattinaggio più che una pista da discesa perché si è compattata notevolmente la neve, è ghiacciatissima, per cui condizioni ottimali. Parte alta stanno ancora sparando, sono i cannoni in azione in queste ultime 2 notti. Penso che nel giro di una settimana la pista si possa dire a posto. Ma la novità più importante è che la discesa potrebbe ritornare alle origini, sulla pista Stelvio di Bormio, ad annunciarlo Maurizio Gandolfi, presidente del comitato organizzatore. Noi, come promesso, abbiamo avuto l'autorizzazione della Federazione Internazionale dalla FISI di non perdere la gara e per cui di recuperarla, e stiamo facendo il possibile per renderla una gara spettacolare da tutti i punti di vista e non seconda sicuramente in una pista di riserva. Detto questo, l'impegno nostro è quello comunque di dare alla pista Stelvio il ruolo centrale che ha sempre avuto. La nostra Libera è nata sulla pista Stelvio e secondo me assolutamente deve ritornare. Quello che sta succedendo sia da un punto di vista di comunicazione che da un punto di vista tecnico, penso che in futuro consentirà di discutere meno dove avverrà la gara, perché comunque sono due piste straordinarie, particolari, che garantiranno comunque che a fine anno o a Bormio o a Santa Caterina si potrà fare un evento di questa portata. Nulla toglie alla pista Deborah Compagnoni, che di fatto si è svelata più insidiosa di quanto previsto e certamente tracciato da vera Coppa del Mondo, ha concluso il presidente FISI Roda. È una pista che tutti ritenevano una pista da donne, quindi che è facile, e poi si è dimostrato invece che con le condizioni, diciamo, anche non tanta visibilità, quindi diventa veramente impegnativo. Le montagne valtellinesi fanno ancora una volta bella mostra di sé, ha sottolineato invece l'assessore regionale allo sport Antonio Rossi, ed eventi di questa portata non possono che dare lustro all'intero territorio. Per noi sono molto importanti perché innanzitutto danno, diciamo, un peso importante a quello che vogliamo aumentare, che è la cultura sportiva, quindi diamo la possibilità anche di vedere da vicino i grandi campioni, ma soprattutto è anche una promozione del nostro territorio.